Noi siamo molto onorati di ricevere la visita ufficiale del vice sindaco di San Pietroburgo, la signora Olga Bogomozova. Bogomozova e del maestro Alessandro Cantarolo, amico di Sanremo da molti anni. Con il quale abbiamo una collaborazione e tradizionalmente facciamo un concerto ogni anno da molti anni. È un'attività in collaborazione con la Sinfonica, abbiamo qui il presidente della Sinfonica Maurizio Garini. È un'attività molto importante, anche a parte l'aspetto culturale importantissimo di primo piano. Vorrei ricordare che il maestro Cantarolo è anche il fondatore della Sinfonica Classica di San Pietroburgo, molto conosciuta e che si esibisce in varie parti del mondo, è l'attività di promozione nei confronti della destinazione Sanremo, anche per avere un livello così alto che si occupa di promuovere la destinazione di Sanremo è sicuramente di primaria importanza. Я бы хотела от имени оркестра, от имени маэстро сказать, что мы, конечно, безусловно, очень гордимся любовью и поддержкой нашего родного города Санкт-Петербурга, поддержкой правительства города Санкт-Петербурга. Но сегодня мы еще хотели бы сказать о том, что маэстро очень счастлив, что и Итальянская республика тоже отметила его заслуги в сближении наших двух городов, и в этом году указом президента Итальянской Республики маэстро награжден орденом «Звезда Италии» степени офицер за укрепление дружеских культурных связей между Россией, Италией, Петербургом, в частности, Санремо. «Звезда Италии». Да, «Стелла Италия», он по статуту присуждается именно либо соотечественникам за рубежом, итальянцам, которые вклад в развитие отношений, либо зарубежным друзьям, которые тоже вот на этом поприще выступают. Sì, c'è un'altra bella notizia da diffondere, da sottolineare, perché mentre da una parte appunto ci sono tutte queste coincidenze felici, un'altra buona notizia, il maestro Cantorff, che ha dimostrato già da tanti anni la sua amicizia per l'Italia e per Sanremo in modo particolare, ha ricevuto quest'anno dal Presidente della Repubblica Italiana un ordine che è la Stella d'Italia, che viene riconosciuto alle personalità italiane che in qualche modo fanno onore al loro paese, ma anche agli stranieri che dimostrano una particolare amicizia con l'Italia. Когда маэстро получил это известие, он прежде всего спросил, а нельзя это сделать, вручение нельзя сделать в Сан-Ремо, но, к сожалению, должно консульство той страны, где проживает, поэтому это будет Санкт-Петербург в ближайшие дни, как только мы приедем. Ecco, questa la consegna di questo ordine sarà fatta nel Consolato Italiano di San Pietroburgo. Nonostante il maestro avrebbe voluto che la cosa avvenisse per Sanremo, però purtroppo non è possibile e quindi c'è un modo che si svolgerà appunto il Consolato Italiano di San Pietroburgo. Non abbiamo un consolato. Qui non abbiamo però c'è consolato. Genova Eh sì, però dovrebbe essere appunto il Consolato Italiano. Nice. Ci siamo andati così. Così stanno le cose. Я хочу сказать, что за меня, собственно говоря, сказал президент Италии своим награждением. Я действительно очень счастлив и горжусь тем, что с гордостью буду носить Il maestro è molto felice e orgoglioso di questo riconoscimento che gli viene dato dal Presidente della Repubblica Italiana. Да, и на всех концертах pubblico E adesso naturalmente a tutti i concerti porterà questa onorificenza e quindi il pubblico vedrà, il maestro penso che lo dirà perché queste cose le racconta sempre sui concerti, le parla
molto, molto, molto confidenziale con il pubblico. И спасибо всем вам за поддержку, я всегда ее чувствую. И чем больше будет информации и отношения города к нашей дружбе, тем для меня приятнее. Grazie per il sostegno, per la vostra attenzione e anche tutto questo va in qualche modo anche sostenuto da parte della popolazione di Sanremo, quindi gli organi stampa sono importanti per fare questo lavoro, perché gli abitanti di Sanremo conoscano queste buone iniziative, queste iniziative che sviluppano la cultura, l'amicizia tra i popoli. Sono tutte cose veramente positive che ai nostri tempi è giusto sottolineare e far conoscere, perché sono quelle che ci aiutano a vivere meglio. E concordiamo pienamente con il maestro. Россия, безусловно, это знаковая награда, которая будет привлекать еще больше внимания к Италии, привлекать россиян приехать, узнать что-то больше, еще больше полюбить. Италия очень любит Россию, но будут любить еще больше, будут интересоваться, узнавать. La moglie del maestro sottolinea che i russi già così amano molto l'Italia e rivolgono sempre una grande attenzione a tutto quello che è italiano per tantissimi motivi, ma ancora questa onorificenza che è stata data al maestro ravviverà ancora di più questo amore e questo interesse, perlomeno tra le persone con cui il maestro avrà a che fare, per i suoi concerti, in cui appunto lui si rivolge al pubblico in modo molto confidenziale, quindi farà conoscere ancora di più l'Italia e la nostra città in particolare. Io sono molto spero che in questo concerto non ci sia un posto libero. Ecco, quindi il maestro si augura che non ci siano posti vuoti, il concerto ancora più che l'entrata è libera, il concerto è offerto dalla città di San Pietroburgo alla città di Sanremo e quindi è giusto riconoscere il valore di questo dono che viene fatto e insomma essere presente.